credo che Pescara sia un passato ormai. Domani giochiamo col Sassuolo e credo che dovremmo pensare al Sassuolo sinceramente, perché se no ci fossimo fermati a Verona non avremmo poi fatto le 4-5 vittorie consecutive. Nel calcio ci sono dei momenti che vinci e dei momenti in cui puoi anche perdere, non si deve essere sorpresi se si può perdere una partita, quindi dobbiamo invece avere con calma la serenità per andare a cercare di centrare l'obiettivo. Questa è la cosa più importante oggi. Domani gioca Torino-Sassuolo e si decide in tutte le zone del campo, dipenderà da come ci arrivi, da come sei, da quello che farai. No, il bonus un po' l'abbiamo bruciato, no? Con Pescara, quindi adesso dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Beh, non c'è neanche il tempo per andare sotto shock perché giochiamo immediatamente, quindi mi auguro che ci sia una buona risposta, dai, poi vediamo. La partita è difficile per mille motivi, no? È difficile perché hai di fronte una buona squadra, è difficile perché è una squadra che ti fa giocare poco e non ti concede spazi, è difficile perché ci sono un risultato che conta obiettivamente, quindi tutto il resto sono parole, insomma, conta la partita. Parole che non servono più, parole adesso, no? Bisogna fare, non dico i fatti perché i fatti li hanno già fatti, la mochi li fanno i fatti di questa squadra, però voglio dire, adesso a 14 giorni dalla fine del campionato, cosa vuoi commentare, cosa vuoi discutere, cosa vuoi fare? Niente, bisogna giocare. Io il Torino credo che voglia fare il meglio possibile in queste tre partite, poi alla fine, come sempre, ci si deve fermare un attimo, si tira la riga, si fanno le somme e andiamo a verificare quello che abbiamo fatto e vedremo dove siamo. È inutile parlare prima, fare previsioni. Avevamo 2 punti di vantaggio ed era già ormai è finita, è fuga, no? Cioè, la dimostrazione che non è così. Serie B, il calcio finisce, l'ho detto, questo mi è facile dirlo, finisce all'ultimo minuto dell'ultima partita, su questo per noi o per altri, questo non lo so, però finisce così. E quindi quest'anno Spalletti ha vinto con lo Zenit, che lui è un amico fraterno, oltre che un mio ex giocatore, ha vinto Maggio, che è un amico da lunga data. Sono assolutamente felice per lui, credo che abbia fatto qualcosa di assolutamente importante, è stato supportato da una società importante che chiaramente gli ha messo a disposizione molto, però anche con il molto non è nessuna certezza, vincere in Premier League non è assolutamente facile, quindi ha fatto qualcosa di importante, sono felice per lui, sono felice per tutti i suoi collaboratori che sono tutti amici.